conferma il suo successo lo spettacolo Novecento Napoletano, una formula collaudata che vede in simbiosi musica e teatro grazie all'Orchestra Filarmonica Campana diretta dal maestro Giulio Marazzia. L'appuntamento rientra nella stagione teatrale promossa da Erone Comunicazione, che quest'anno ha puntato sulla varietà, includendo oltre al teatro anche la musica. Tanti abbonati hanno infatti scoperto per la prima volta la bellezza delle canzoni napoletane eseguite dai talenti dell'orchestra e dalle voci di Antonio Scutiero e Luana Lombardi, e spazio anche alla poesia con l'attore Gianni Sallustro. Questo invito, diciamo, mi è stato rivolto nel periodo estivo, mentre io ero in tournée a Lecce con l'Orchestra Sinfonica di Lecce, una bellissima tournée che abbiamo fatto, e nel momento in cui mi è stato chiesto di prendere parte l'ho subito abbracciato il progetto, perché poi mi piace, amo la prosa e faccio prosa, però questi progetti dove c'è il connubio tra recitazione, musica, canto, cioè è veramente linfa vitale per chi fa questo lavoro. L'approccio è un approccio non proprio semplice, perché sono delle poesie o sono dei monologhi dove praticamente ci sono delle intenzioni totalmente diverse per ognuno, e quindi la difficoltà sta nell'entrare e nell'uscire volta per volta. Poi naturalmente uno si fa prendere, a parte dalla concentrazione, ma poi dalle grandi atmosfere che si respirano con questa meravigliosa orchestra e con queste voci meravigliose di Antonio e di Luana. Non è la prima volta che ripetiamo questo spettacolo, perché le emozioni, specialmente con l'orchestra e la musica napoletana, si rinnovano ogni volta che si canta una canzone, perché ci sono passaggi, momenti toccanti che rimangono dentro di te senza tempo. È l'arte, in quel momento tu ti sconnetti dal mondo, non sei più nella società, nella routine. Per te quel momento è l'arte, espressione generale del proprio essere, quindi ascoltare gli archi, la musica, il pianoforte che ti accompagna, il momento di interpretare un brano è ineccepibile, diciamo, l'arte diventa una cosa unica. È uno spettacolo davvero emozionante, sensibile e vicino alla cultura tradizionale partenopea, e quindi mi sembrava obbligo rappresentarlo anche qui nel Teatro Sant'Alfonso di Pagani. In effetti mi è capitato di, nella scorsa tournée con l'Orchestra Filarmonica Campana in Cina, avevamo programmato come bis dei nostri concerti, il concerto era dedicato all'opera lirica italiana, però si concludeva sempre con due bis dedicati alle canzoni classiche napoletane. In quel caso era Funiculi Funiculà, Torna sul Riente o Sole Mio, che davvero mandavano in visibilio i cinesi, tanto più che la musica napoletana è davvero universale e raggiunge davvero anche altre culture.